Relatore all'evento di Dawa Italy NetShield sulla cybersicurezza, che si è tenuto qui all'autodromo di Monza, l'avvocato Gianluca Pomante, esperto in informatica. Ogni giorno siamo sotto attacco cyber. Quali le misure che il governo italiano sta prendendo su tale fronte? Ha preso atto ormai da qualche anno che c'è la necessità di una strategia nazionale che punti anche all'indipendenza tecnologica dei sistemi di rilevanza nazionale, di sistemi critici, quali sono la difesa, la sanità, la giustizia e tutti quelli che assicurano dei servizi essenziali ai cittadini come l'acqua, l'elettricità, il gas e così via. E ha quindi predisposto nell'ambito del piano di resilienza e ripartenza un piano di implementazione delle misure di sicurezza cyber che vanno ad incrementare l'efficienza, l'efficacia, l'indipendenza tecnologica del sistema italiano ed europeo rispetto a tecnologie che provengono da altri paesi, da altri stati. Si è sentita l'esigenza di creare l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, alla quale vengono affiancati dei laboratori di verifica e certificazione delle tecnologie che dovranno stabilire attraverso dei criteri di controllo, verifica e appunto certificazione se queste tecnologie sono sicure, sono affidabili, se contengono delle vulnerabilità, se ci sono delle questioni che incidono pesantemente sulla sicurezza informatica e tecnologica nazionale che devono essere risolte. Quindi sostanzialmente una verifica dei fornitori della supply chain. Il piano di implementazione inoltre prevede tante misure a supporto dell'industria nazionale e tanti interventi anche a supporto della scuola, della formazione, dello sviluppo di start-up che abbiano sede in Italia. Una serie di misure anche di finanziamento che sono molto importanti nell'ottica di creare una complessiva strategia della pubblica amministrazione e del sistema paese che vada verso la sicurezza informatica e la tutela di quelli che sono i diritti e le libertà dei cittadini che vengono affidati alle infrastrutture critiche. Il 30 giugno entrerà in funzione il Comitato per la valutazione e la certificazione dei dispositivi tecnologici e dei sistemi informativi che dovrà supportare l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale nella verifica di tutte quelle che saranno le tecnologie destinate alle infrastrutture critiche della pubblica amministrazione. Questo sarà fatto attraverso due centri di verifica e certificazione del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa e attraverso una serie di laboratori pubblici e privati che verranno successivamente individuati. C'è da tener presente che anche le regole tecniche sono ancora da stabilire. Si potrà far riferimento, questo lo decideranno ovviamente gli esperti dei vari ministeri, alle norme internazionali come la ISO 27000 o anche al framework per la cybersicurezza che è stato approvato nel 2015 e rinnovato nel 2019 e che prevede dei test e dei controlli per i sistemi informatici e per i prodotti tecnologici che servono proprio a garantirne la resilienza rispetto ad attacchi informatici e a verificare se sono soggetti a vulnerabilità o a problemi legati al loro funzionamento. Ecco, andiamo un po' nel nocciolo della situazione. Esiste una tecnologia buona e una cattiva? In realtà no, la tecnologia come qualsiasi altro strumento o prodotto non ha una connotazione negativa o positiva. È l'utilizzo che se ne fa che può avere effetti positivi o negativi a seconda degli attori in gioco. Ed è proprio di questo che il governo si preoccupa. Attualmente la capacità di arginare il fenomeno degli incidenti informatici che dipendono da un attacco doloso, che dipendono da un malfunzionamento, è alla base dell'efficacia stessa del sistema paese. Se si blocca un aeroporto, si blocca una stazione ferroviaria, si blocca un ospedale, ne risentono i diritti, la sicurezza e le libertà dei cittadini. Quindi ci sono molti problemi che con l'avanzare della tecnologia diventeranno sempre più importanti, diventeranno sempre più invadenti per le nostre vite, sempre più al centro della nostra vita. E quindi il governo si sta preoccupando
di creare una strategia nazionale che non sia semplicemente una dichiarazione di principio, ma che preveda una crescita progressiva dell'industria tecnologica italiana nell'ottica di sviluppare un sistema paese ed una cultura soprattutto della sicurezza informatica e dell'uso corretto delle tecnologie. Tornando al discorso della tecnologia buona o cattiva, per sapere se una tecnologia può essere utilizzata in maniera fraudolenta, in maniera sovversiva, in maniera da danneggiare il soggetto che invece dovrebbe tutelare o dovrebbe servire, servono dei laboratori idonei a fare delle verifiche, penetration test e vulnerability assessment, e proprio in quest'ottica il centro di valutazione e certificazione dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale dovrà svolgere questo compito. Chi controllerà i controllori? Beh, ovviamente si tratta di un organismo indipendente che avrà una sua struttura e che sarà in stretto contatto con la Presidenza del Consiglio e i vari dicasteri. Quindi ci si augura che i concorsi pubblici che dovranno fornire le giovani risorse e le risorse soprattutto skillate per poter far parte di questa agenzia e di questo comitato di valutazione e certificazione riescano a mantenersi indipendente rispetto ai fornitori di tecnologie, rispetto agli stati, rispetto a quelli che possono essere anche i voleri politici di un determinato momento storico. C'è però da tener presente che con il Cyber Security Act l'Unione Europea ha già stabilito quali sono i criteri da seguire nel perseguimento di una strategia sulla sicurezza informatica sia a livello nazionale che a livello europeo. Quindi le norme di recepimento dovranno comunque fare i conti con la direttiva europea e soprattutto ci sarà un coordinamento europeo che dovrà mettere d'accordo anche tutti gli stati membri, quindi su questo si può essere relativamente sereni sulla capacità di questa agenzia di fare il suo dovere. Bisogna tenere presente tra l'altro che questa agenzia si rapporterà con AGID, cioè con l'Agenzia per lo Sviluppo dell'Italia Digitale, e al tempo stesso con ENISA, che è il suo omologo in sede europea. Quindi insomma anche il fatto di avere tre attori su questo territorio composti da numerosi esperti del settore ci fa stare relativamente sereni sul futuro della nostra tecnologia.